Sindaco Gianni Giannassi, oggi si inaugura una ristrutturazione, la nuova cucina della scuola di Querceto. Sì, è una, può sembrare un'operazione banale, ma non lo è, la messa a norma della cucina per l'asilo nido di Querceto è costata 170.000 euro all'amministrazione comunale, ovviamente ci siamo scusati in tutti questi mesi per i disagi che le famiglie che qui frequentavano l'asilo hanno dovuto subire, purtroppo durante le ristrutturazioni non si può abitare la struttura, però da domani rientreranno tutti i piccoli trasferiti qui in sede e cominceranno anche gli inserimenti dei nuovi bambini, quindi la struttura nel giro di qualche giorno sarà alla piena potenzialità. Ed è uno dei grandi fiori all'occhiello di questa amministrazione, i servizi per l'infanzia superano abbondantemente i parametri stabiliti dall'accordo di Lisbona, è una cosa curiosa perché quando siamo lontani dall'Europa ce l'abbiamo come obiettivo, quando arriviamo agli obiettivi dell'Europa non gli diamo più tanto peso, noi continuiamo a dargli peso. Strutture per l'infanzia continuano a ricevere la certificazione di qualità, quindi abbiamo per qualità e per quantità un servizio assolutamente all'altezza dei nostri cittadini più piccoli, delle famiglie che pretendono un'educazione e una formazione anche in questa tenera età di livello alto, e le strutture per la loro ristrutturazione, prima l'asilo Rodari, poi questo di Querceto, qualche anno fa l'Alice, la ristrutturazione al Marini, insomma sono state piano piano ammodernate e rese sempre migliori, e grazie all'impegno dei nostri educatori e delle nostre educatrici e l'attenzione delle famiglie costituiscono un caposaldo della qualità della vita della nostra città.